Sì, ecco, buonasera a tutti. Un attimo di attenzione, cerchiamo di occupare i posti centrali così, man mano che arrivano persone riusciamo a trovare un posto per tutti. Non lasciamo buchi in mezzo, perché sennò qualcuno rischia di rimanere in piedi. Grazie. Prova, sì, come viene? Ah? Prova? Sì. Allora come mai esce così poco? 1 2 3, sì, prova. No, lì va bene. Okay. Bentrovati a tutti, lasciamo ancora qualche istante di silenzio. Ricordo che chi non trovasse posto su in aula magna si può vedere la stessa conferenza in streaming, quindi si può vedere anche su. Se ci sono dei posti che sono lasciati liberi, ecco si possono occupare. Lasciamo ancora qualche minuto, poi iniziamo. Ci sono dei posti liberi qui e là. Bene, di nuovo bentrovati a tutti, grazie per essere venuti così numerosi, diamo un cordiale benvenuto a Franco Nembrini che è venuto a trovarci questa sera, pensate che è da quattro anni che tentiamo e ce l'abbiamo fatta, quindi siamo proprio contenti, facciamo un applauso perché lo merita tutto. Ci acclimatiamo facendoci accompagnare da alcune scene dell'ultimo film di Pinocchio che ecco, in questa sala abbiamo visto in tanti per prepararci poi a entrare dentro alla serata. Bene, una veloce introduzione, buonasera a tutti, benvenuti anche da parte mia a questo secondo incontro che rappresenta un po' il fulcro, insomma, e anche la presenza in questa sala questa sera lo dimostra del ciclo di quest'anno. Eh, la scorsa settimana il primo incontro, l'incontro introduttivo, ha avuto ad oggetto un excursus storico-normativo diretto a evidenziare come il ruolo del padre sia stato fatto oggetto nel corso degli ultimi decenni di un forte ridimensionamento, che l'ha portato da figura di riferimento per la vita familiare, sociale ed economica ad un elemento ormai marginale. Un dato importante che è emerso e che dovrebbe forse farci riflettere e preoccupare è che questo ridimensionamento ha colpito sì e in particolare la figura del padre, ma in realtà si dirige a entrambe le figure generatoriali, al padre e alla madre nell'ottica di uno svuotamento di quella libertà di educazione che, come sappiamo, dovrebbe rappresentare uno dei cosiddetti principi non negoziabili. La strada che si sta delineando, quindi, è diretta a far sì che le decisioni principali che riguardano i figli vengano prese non solo non più dai genitori, ma da un organo dello Stato, un giudice ritenuto maggiormente idoneo ed in grado di valutare quello che oggi, con un termine inglese, viene definito best interest per la persona. Facciamo quindi molta attenzione a questo e all'evoluzione che tutto questo prenderà perché, come abbiamo visto anche in altri campi, quando poi si traccia una strada, questa viene portata alle estreme conseguenze. Tornando al tema specifico mh, dei nostri incontri, eh, la crisi di cui si parlava, cioè la crisi della figura del padre, non si è limitata a eliminare quell'aspetto che era ormai da tutti considerato anacronistico, negativo, la figura dell'autoritarismo, del padre padrone ma ha anche fatto venire meno quel concetto di buon padre di famiglia della tradizione romana, colui cioè che con sapienza e giudizio introduceva la vita, apriva la società, facendone percepire possibilità e limiti. In un panorama di generale contestazione di qualunque autorità, in una società dove ormai ciò che conta non è il conseguimento del bene comune, ma il soddisfacimento degli interessi dei singoli, in un'ottica di autodeterminazione assoluta, il ruolo del padre ne è risultato completamente snaturato, al pari di quella che è sempre stata la sua prerogativa tradizionale, cioè quella di porre regole e limiti, considerati oggi ingiuste limitazioni alla realizzazione dell'individuo. In realtà il padre rappresenta sì il simbolo della legge, ma la legge è intesa come freno alla spinta dell'essere umano a realizzare un godimento senza limiti, mentre la natura ci insegna che non si può essere tutto, non si può sapere tutto, volere tutto, godere di tutto. I limiti non sono un qualcosa per reprimere il gioco, i limiti rappresentano le linee tracciate de per delimitare il campo di gioco su cui poi giocare e realizzarsi al massimo. Nonostante tutto questo però, nonostante questa situazione della società in cui stiamo vivendo, Nonostante rapporti che ormai si sviluppano sempre più in senso orizzontale tra pari piuttosto che in senso verticale, le nuove generazioni, anche oggi e forse più di ieri, evidenziano il bisogno che qualcuno si assuma una responsabilità, la responsabilità di testimoniare che vale la pena di venire al mondo, che si può reggere al dolore e alla fatica, che è lecito rischiare la vita per salvarla. C'è ancora bisogno di adulti che trasmettono il desiderio, di testimoni che non con le parole ma con il comportamento siano capaci di accendere le vite attraverso le passioni, attraverso modalità certamente diverse dal passato, ma immutate nella sostanza. E di fronte a questa considerazione non possiamo non rimarcare che quelli che sono maggiormente in difficoltà sono proprio gli adulti, in quanto la generazione dei padri di oggi è la prima che ha disobbedito ai propri padri e che oggi obbedisce ai propri figli. In un'ottica di deresponsabilizzazione totale, i cui frutti sono quelli che stiamo vedendo nella società odierna. Su questi temi, e chiudo per non togliere spazio al nostro relatore, chiederemo aiuto e contributo, appunto, al professor Franco Nembrini, che tutti conosciamo e non abbiamo bisogno quindi di ulteriori presentazioni. Come diceva Don Massimo, erano anni che lo inseguivamo, quest'anno c'è ed è anche, appunto, aver capitato al momento giusto e con l'occasione e con l'argomento giusto. Il suo contributo partirà da un testo, questo che poi ovviamente è a disposizione, che rappresenta una rilettura delle avventure di Pinocchio. Questo libro, così famoso e che tutti conosciamo, dietro l'apparente racconto delle peripezie di un burattino, racconta in realtà la storia della salvezza. Un padre che genera un figlio a cui dà tutto, dà tutto quello che può e di cui però rispetta pienamente la libertà. Accettando quello che è il, ris il rischio insito proprio nell'educazione. Egli però non abbandona mai il figlio al suo destino e per lui continua a costituire sempre in ogni momento una luce del buio, un punto di riferimento sicuro in ogni momento di difficoltà. Ogni volta, ogni qualvolta tutto sembra finito. Un racconto quindi di speranza e di salvezza. E di questo sentiremo questa sera appunto il contributo del professor Nebrini, che ancora una volta ringraziamo. Bene, buonasera, grazie dell'invito, grazie di questa presentazione come sempre esagerata, esagerata perché io non so se sarò in grado di rispondere a domande così impegnative, ma eh, qualcuno visto in sala, qualcuno mi conosce, sapete che non ho mai avuto la presunzione di... Mm, di avere qualcosa di nuovo da dire rispetto all'educazione, alla pedagogia, alla scuola, eh, tecniche o suggerimenti che peraltro non esistono ricette che risolvono i problemi educativi che non esistono, l'educazione è un casino e bisogna provarci. Quel che mi sento di fare e lo dico sempre eh, anche quando Presentando l'unico libro sull'educazione che ho scritto di padre in figlio, eh, quando lo mi capita di presentarlo, dico sempre che il titolo che avrei voluto per quel libro sarebbe stato Ho visto educare. Perché io non è che ho delle teorie o delle cose da, da spiegarvi, però questo sì, ho visto tanta educazione e la racconto molto semplicemente. Ho visto tanta educazione nel senso che. Eh, nel senso che la, la mia storia, la mia vita, la mia esperienza, da una parte, prima di tutto come figlio, quarto di dieci figli, di educazione ne vedi. Se, eh, se guardi per trent'anni due genitori, credo di poter dire santi, che tirano su dieci figli, te di educazione ne vedi tanta. Due mh, genitori semplicissimi, contadini, parlavano solo in bergamasco, eh, infatti dico, quando sono in giro per il mondo che mi chiedono che lingua straniera sai, dico l'italiano, allora, ho faticato un po' ma l'ho imparata bene, ma è l'unica lingua straniera che conosco, che però sapendo, sapendo quel che nella vita bisogna sapere, hanno tirato su dieci figli. Poi è toccato a me, a mia volta, come padre di quattro figli, tentarla, provarci. Quattro figli maschi, eh, devo dire, Dio mi ha benedetto anche in questo. E quindi allora, è stato facile. Sappiamo tutti benissimo il perché, le donne in particolare, quindi non è da spiegare. Quattro figli maschi: e sì, perché dai. Eh. Cioè, eh. Cioè due figli maschi si ammazzano alla sera di botte, ma sì, eh, fino al sangue proprio, al mattino fanno colazione e se lo ricordano neanche. Una femmina può rimproverarti 36 anni dopo di non averle fatto gli auguri quel giorno. Cioè, no, io. Non, mi hanno detto che ho perso esperienze meravigliose che si vivono nel rapporto con le figlie. Non ne sento la mancanza, ecco, basta, no, no, ci credo. Eh. E poi 40 anni di insegnamento e, comunque, di, sì, di insegnamento. Da una parte ho sempre insegnato nella scuola statale, dall'altra, con un gruppo di amici, ho fondato una scuola cattolica. Ho avuto proprio anche la, il privilegio di di vivere contemporaneamente le due esperienze, imparando e dall'una e dall'altra. Insomma, volevo dire questo, non so di teorie sull'educazione, però mi sembra di aver visto cose che mi hanno aiutato a capire e le racconto semplicemente. Stasera, se riesco, lo farò leggendo qualcosa di Pinocchio. Dico se riesco perché non, non posso... Non, eh, insomma, le cose, che hai detto mi... le cose che hai detto mi colpiscono, mi colpiscono perché sono vere, perché sono, mh, voglio come eh, rafforzare introduzione che hai fatto sul perché, cosa sta succedendo, mh, perché stiamo vivendo questa difficoltà enorme e lanciare un appello che, che, che faccio sempre lanciare un appello a come si può dire eh, c'è bisogno di un atto di coraggio un atto di coraggio un atto di coraggio e di amore alla verità bisogna ricominciare a dire la verità e, ed è merce rara invece proprio quando si parla di educazione di questo mondo di come va eccetera mi sembra che ci sia se non perché tante volte c'è anche una malvagità, una menzogna consapevole, se non una menzogna consapevole, tante volte una eh, superficie, o una confusione, per cui eh, mi, mi capita, ormai lo faccio quasi come un lavoro, mi capita di partecipare a convegni con la tema appunto l'educazione, la paternità, queste cose, ma no, non, non c'entrano il bersaglio. Parlano di cose vere, giuste, sacrosante, ma è come se si girasse continuamente intorno al problema vero senza individuarlo senza, senza chiamarlo per nome. Ecco. Allora io per prima cosa vorrei, raccogliendo l'appello suo, dire in una battuta come sento questa cosa, perché, perché se, insomma capita così che vai a un convegno di associazioni. Eh, familiari, alla fine si trovano a parlare male della scuola, che non funziona, no, 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 va bene. Vai al convegno delle associazioni professionali, insegnanti, scolastiche, eccetera, alla fine si trovano a parlare male della famiglia, va bene. Se becchi un convegno dove ci sono tutte e due, si trovano a parlare male della società, che coglioni, cioè do, non, si, non si, si può usare qualche francesismo? No, no, voglio dire andando avanti anche. Cioè, no, mi è rimasto attaccato un po' il linguaggio con i ragazzi, abbiate pazienza, faccio molta fatica, non avete idea quando parlo in chiesa, ma cioè, col Santissimo alle spalle, ho sempre paura che mi, mi, mi dia una, uno scappellotto. Cioè, ma, ma il problema qual è? Il problema è che bisogna ricominciare a dire cos'è l'educazione. L'educazione, come avviene, quando avviene, a che condizioni avviene, che cosa ci deve essere perché avvenga l'educazione. Se non si parte da qui, tutti i problemi che io chiamo, badate bene, non secondari, non è che non sono importanti, sono tutti veri e importantissimi. Si può fare l'elenco: no? eh, la riforma della scuola, il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, eh, l'affettività la, barra sessualità, e il problema dell'inglese piuttosto che le, gli anni di recupero, quel che volete voi, tutti i problemi veri, internet, l'uso del cellulare, ma tutti i problemi secondi, se non ci si capisce su cos'è l'educazione prima, cos'è eh, cos la paternità e cos'è la libertà, tutti questi problemi non avranno mai soluzione. Se invece si comincia a mettere in ordine le cose, forse si chiarisce un po' anche come dovrebbe essere fatta la scuola e in che cosa cambiarla. Come, insomma. Ecco, il problema, la questione, mh, credo di poterla descrivere così. Se, mi, se non vado bene, te picchiami dentro, mi, mi, eh, dai, mi raccomando, si potrebbe dire così. Eh, Ecco, se, se vi pare che a volte uso delle espressioni un po' eh, for, forti, ma per, per questione di brevità e di semplicità, però se non si capiscono, alzate la mano anche senza dir niente, io capisco che non, non mi sono spiegato, aiutatemi. La dico così, eh, l'educazione non è un problema, cioè il segreto dell'educazione è non avere il problema dell'educazione. Perché, se te hai il problema dell'educazione, vuol dire che fai parte del problema. Questa è la mia definizione. Perché dico così? Perché l'educazione è un dinamismo, è una, un, un, un movimento che accade senza di noi, accade da solo, non ce lo inventiamo noi, non glielo diamo noi ai figli, ai, agli alunni, ai ragazzi. Questo, questa capacità di diventare grandi muovendosi dentro la realtà, gliela dà Dio, gliela dà, dopo metteteci quel che vi pare, lei stessa, eh, se eh, qui immagino che qualcuno cattolico ci sia, visto l'ambiente, di un po' di preti, a meno loro, un po', un po di, di, di fede in Dio dovrebbero avercela, ma se anche foste tutti atei, ma dichiarati, Sinceri, veri, dei mangiapreti convinti direi le stesse identiche cose. Questa è una premessa importante. A, a, a dire che quella che noi vogliamo salvare non è l'idea cristiana, è l'idea di come stanno le cose. Noi siamo i grandi difensori della realtà, della realtà per quel che è. Questa è la, questa è la prima questione decisiva. Ma eh, insomma, chiamatelo Dio, chiamatelo natura, chiamatelo come diavolo volete, io vi sfido a dire se è vero o non è vera questa cosa, e cioè che a differenza delle, delle bestie, l'uomo ha dentro qualcosa, e ripeto, per fortuna non glielo diamo noi, glielo dà il Padre Eterno, ha dentro qualcosa per cui subisce una inevitabile attrattiva la realtà, quel che è intorno, quel che vede quando apre gli occhi lo attira a sé in un dinamismo, in un movimento per cui pian piano sente un'attrattiva, eh, eh, io uso la parola che mi piace, dantesca, desiderio, avverte la vita come tensione, come desiderio, cerca di prendere l'oggetto desiderato, si accorge e fa esperienza che Quell'oggetto non soddisfa del tutto il desiderio, e, e sto, usando, sto parafrasando una pagina famosa del Convivio di Dante: e di desiderio in desiderio pian piano diventa grande, comincia a riflettere su questa cosa che gli succede, insomma, di desiderio in desiderio arriva a scoprire, a sentire che il desiderio è incoercibile, inevitabile, invincibile e che ha come oggetto adeguato, come oggetto proprio, soltanto ciò che è infinito ed eterno, cioè Dio. Questo è l'uomo, così come si è sempre ammesso che fosse. A scuola, per dirla in parole più povere, eh, spiegavo ai ragazzi che quando Dio ha fatto il mondo quando Dio si è messo a lavorare quasi come un bergamasco ha cioè, tirato su le maniche ha detto qui bisogna fare qualcosa si è messo a fare l'universo ci ha impiegato 6 o 7 giorni e quando finiva la giornata guardava un po' le cose che aveva combinato e diceva eh, però dai ah, bello ah, dai mi ha avuto bene gli piaceva quel che faceva tutto soddisfatto e, quando ho ben finito tutte le sere contento di quel che faceva, ma quando ho finito c'era qualcosa che non andava bene. Gli, insomma non era del tutto soddisfatto. E poi si è accorto del perché. Perché osservando guardava le bestie, non so io, le, le pecore, che mangiavano l'erbetta, si riempivano la pancia e poi mentre digerivano alzavano la testa. Guardavano il cielo stellato e non gliene fregava niente, andavano avanti a mangiare l'erbetta. E Dio ha detto, non va bene Dio buono, cioè io me stesso buono, non va bene, non va bene, mi piacerebbe sarebbe bello che ci fosse una bestia tra queste bestie, ce ne fosse una un, un po' diversa. Una che quando ho finito di mangiare la polenta o i ravioli o qualche l'è <coughs> Alzando la testa e guardando il cielo pieno di stelle, gli venisse una lacrima di commozione, sentisse l'urto di una bellezza straordinaria, che lo chiama a sé, e, e magari ragionando, ragionando, di fronte a tanta grandezza e bellezza, dicesse: Ma chi è? Ma chi è che ha fatto tutta questa roba? Chi è che ha fatto tutto questo ben di Dio? E, e, e io da dove? Chi, chi mi ha chiamato all'essere? Chi dal niente, dal niente mi ha fatto essere? E vi disse voglia di, di conoscermi, dice Dio, e di ringraziarmi. Ecco, volendo che ci fosse una bestia capace di questo, di questo percorso, ha fatto l'uomo. Perché le altre sono bestie. Io non so qui se siete eh, animalisti, ecocosi, moderni, losti. Io faccio parte di una generazione antica e saggia che aveva poche idee ma chiare. Una era questa. L'uomo è l'uomo, le bestie sono le bestie. Per cui per 40 anni a scuola si scrivevano in famiglia siamo in cinque, io. La mia sorellina, il papà, la mamma e Bau Bau, io gli stracciavo il foglio e gli dicevo quattro, perché non sai neanche che cos'è una famiglia. Voi non siete in cinque, siete in quattro e avete un cane, non puoi dire che siete in cinque in famiglia. Si capisce? Ecco, io ho ancora quelle idee lì vecchie di una volta. E la diversità fra l'uomo e il suo cane e il suo gatto è esattamente questa, è esattamente questa. L'uomo. In, inevitabilmente ha in sé una tensione a diventare grande, a diventare grande fino ad abbracciare tutto, conoscere tutto, amare tutto. Ha una tensione inevi no, non inevitabile, proprio invincibile, dicevano gli antichi, alla verità, al bene e alla bellezza. E sente, a un certo punto sente, che si pone con serietà il problema di Dio. E se non lo si pone, non si pone il problema della realtà in modo corretto. Bene. Questa, questa questo dinamismo, questo modo di muoversi nella vita comincia subito. Cioè è così caratteristico dell'uomo che comincia quando comincia la vita. Sono, eh, credo di, di averli citati anche nel Pinocchio, ma ci sono due episodi che da, da quando ho a parlare di educazione cito sempre, che a me sono i due episodi che mi hanno fissato, mi sembra, l'idea di che cosa sia l'educazione. Eh, ve li racconto velocemente uno è semplicemente la lettura di un articolo di giornale tanti anni fa non ero ancora sposato però insegnavo già la lettura di un articolo del Corriere della Sera della pagina della scienza del Corriere della Sera che diceva questa cosa che forse adesso fa sorridere è ovvia, 40 anni fa a me suonò come una radicale rivoluzione un tizio Ripeto, pagina della scienza del Corriere della Sera, non il bollettino parrocchiale, non eh, Papa Francesco, quello lì poteva essere benissimo ateo, non credente, chi se ne frega, un neuropsichiatra infantile. Scrive un articolo dove spiegava che la sua esperienza di scienziato gli faceva ritenere che un bambino che sta nove mesi nella pancia di una donna contenta della vita. E io dico sempre di una donna che canta, perché mia mamma cantava, nonostante sia morta a 61 anni credo di fatica, ma cantava. Dice questo articolo che un bambino che sta nove mesi nella pancia di una donna contenta, quando nasce, quando viene al mondo, più facilmente sentirà la vita come un bene come una cosa grande, una cosa buona. Viceversa, un bambino che stesse nove mesi nella pancia di una donna incazzata, che maledice la vita, maledice la sua storia, maledice il matrimonio, maledice addirittura quella stessa gravidanza, molto più difficilmente sentirà la vita come un bene. Io dico, dico sempre, guardate, se andassimo a casa stasera, avendo capito questo fatto portiamo a casa tanto, perché se è vero, come è vero, adesso tutti diciamo certo che è vero, se è vero, che cosa vuol dire? Vuol dire che il bambino esce dalla pancia, pensate che roba, esce dalla pancia e in fondo ha già acquisito forse la cosa fondamentale della vita, cioè la sicurezza che la vita è bene o che è male che è una sfida o che è una sfiga, non è proprio lo stesso. Ma dove l'ha imparato? Chi gliel'ha insegnato? Perché evidentemente è accaduto qualcosa, è accaduta l'educazione. L'educazione è semplice, non facile, eh? ma è semplice. È che quella donna col bambino nella pancia, se vuole educare il figlio e consegnargli, mi viene da dire... L'eredità più preziosa, cioè un certo sentimento della vita, buono, buono come la, vi la vita come una cosa grande, non deve mica preoccuparsi di insegnarglielo. Eh. Si capisce o no? Cosa deve fare una donna che vuole educare suo figlio a questo sentimento grande della vita? Deve, primo, non avere il problema di educarlo. Adesso si capisce meglio la frase? Cioè, se io vedessi una donna incinta che va in giù per la strada, mi raccomando, eh, non fa cazzate, quando vieni fuori comportati bene e poi impara a mangiare no? e, e dopo a scuola... Cioè, io, io chiamo un'ambulanza e la faccio vedere da uno bravo perché sei scema. Di che cosa ha bisogno? Come lo educa quella donna, il figlio che c'è in pancia, vivendo? Vivendo cantando, cioè vivendo contenta. Non so perché, non ve lo so spiegare, ma giuro che è così. La letizia e la certezza che vive lei nella vita si trasmette al figlio. Non so attraverso cosa. I, i cinque sensi che non sono ancora sviluppati, o un liquido omniotico, boh, boh, non lo so, ma è così. Si educa vivendo. Non preoccupandosi, noi abbiamo nella zucca un'idea sbagliata, e cioè l'idea che il bambino eh, sia lì fermo, vuoto, e si tratta di riempirlo. Allora, il bambino nasce e i genitori cominciano a riempirlo di, di cose buone, sto dicendo che sono cattive, e, e di valori, comportamenti, losti, un sacco di le hai chiamate regole eh, qui dobbiamo intenderci, alla fine se dicono cose che ti sembrano eh, sbagliate, dimmelo che non dobbiamo andare via con le idee confuse una serie di norme, regole, comportamenti cosa imparare, poi sto povero Cristo va a scuola e si ritrova 10 o 12 folli che pretendono di mettergli dentro anche loro eh, libri da mezzo quintale, cose stranissime, chimica, geografia, italiano matematica, Puttana, cioè, uno sforzo di riempimento mica da ridere. Se per caso vai in chiesa la domenica, purco c'è il prete che deve ficcargli dentro la teologia di Giuseppe Maria, il dogma, la fede, il catechismo. Uno che si sente voler riempire da altri per 10 o 15 o 20 anni, a un certo punto è pieno i coglioni, eh. non ce la fa più, resiste, resiste, ma resiste per salvare la pelle, c'ha ragione lui, eh. Lui ce l'ha già l'anima, non gliela diamo noi. Lui ce l'ha già un sentimento dell'essere, una attrattiva della vita, e ha solo bisogno di vedere questa grandezza vissuta, realizzata, condivisibile. Il problema non è insegnargli qualcosa. Il problema è insomma tutta l'emergenza educativa di cui parliamo, che c'è. È proprio come ha detto lui: non sono i figli. I figli vanno bene così. Non toccatemi questa generazione che è già sfigata abbastanza per le ragioni che dirò. Non toccatemeli perché non c'entrano. Il problema è la grande emergenza educativa che stiamo vivendo. Non sono loro, siamo noi adulti. La generazione peggiore di padri e madri che abbia mai calcato il suolo italiano è la mia. È la mia, e se volete andiamo a indagare il perché. Ma i nostri figli vengono al mondo fatti da Dio, fatti bene, con quel cuore, anima, desiderio, appunto, chiamatelo come ragione, con quella tensione inevitabile, invincibile al vero, al bello e al bene. I nostri figli sanno fare il loro mestiere. E il mestiere dei figli è che ci guardano sempre anche quando dormono. Te pensi di essertene liberato e l'hai li messi finalmente il dorma che lo dopo 15? Non è vero, ti guarda, e pensi di esserti liberato mandandolo all'asilo dalle suone, ma non è vero, ti guarda, ci guardano sempre. E tutta la tragedia dell'educazione, tutta l'emergenza educativa è questa. Cosa vedono i nostri figli quando ci guardano? E ci guardano con un'attesa, come il giovane Telemaco, le nuove generazioni scrutano il mare aspettando che qualcosa del padre ritorni. Ci guardano con un'attesa, con una speranza. Veramente eroiche, che però cede di fronte ai fatti, e il cinismo degli adulti, la bruttezza degli adulti, pian piano tende a spegnerla. Grazie a Dio non la spegnerà mai definitivamente, ma è veramente una tragedia. Secondo episodio, quello che, dove ho imparato questa cosa che vi sto dicendo, quando avevo il primo figlio che cominciava a diventare grandicello, insomma, cioè 5-6 anni. Una domenica, non ricordo come fosse adesso, era una domenica pomeriggio. Io avevo un tavolo grande in sala e mi ero messo a correggere i temi dopo pranzo, cazzata, pazzesca, perché i temi sono già un narcotico di loro. Pretendere di correggerli dopo il pranzo della domenica è veramente da deficienti, e quindi continuavo a addormentarmi. no? Che poi veniva giù la riga rossa, così, va là a spiegare all'alunno la mattina. Come mai quella riga. Cazzo di figure. E continuavo a addormentarmi tu, poi ti svegli di colpo per l'adrenalina in uno di questi risvegli improvvisamente vedo mio figlio, cioè vedo, vedo gli occhi di mio figlio a bordo del tavolo arrivava qui che mi guarda e io lo guardo con l'aria, un bambino che si accosta al papà o alla mamma, è perché ha bisogno di qualcosa, no? Lo guardo con l'aria di dire, Eh, allora cosa c'è? Di cosa hai bisogno? E lui non mi dice niente. Io non gli dico niente, ma lo fisso con l'aria ancora più interrogativa, come dire, Dai, cioè, e lui mi sorride. Io, io dico sempre che sono nato come padre. Benigni, che bello, quella scena qui, è, che urla, sono diventato papà. Ecco, io ho urlato, sono diventato papà quel giorno lì, l'ho urlato anche quando è nato, eh, per l'amor di Dio, ma lì ho capito, ho capito di che cosa si trattava, per, per il semplice fatto che una intuizione, una, un pensiero improvvisamente mi ha folgorato, e cioè che la certezza assoluta che quel sorriso, quello sguardo di mio figlio, muto, non aveva niente da chiedermi di particolare. Ho bisogno di questo? Un gioco a mangiare? Vedo la vesti? No. Esprimeva con quel sorriso il bisogno con la B maiuscola. Era, io mi sono sentito in quello sguardo rivolgere la domanda che non mi ha più abbandonato, neanche in classe davanti a 30 ragazzi. Mi sono sentito rivolgere la domanda più o meno del tipo papà. Assicurami che valeva la pena venire al mondo. Questa è la paternità. È la testimonianza di una certezza di bene sulla vita. Mio figlio mi stava chiedendo, io l'ho poi quante volte l'ho constatato nella pratica quotidiana, che in fondo i figli veramente ci chiedono solo questo, una speranza sufficiente per il giorno, una speranza sufficiente per la vita. Il resto, il resto fa, fa, sì, faccio un po' di casino, poi stanno i piedi per il cellulare, per quelle puttanate lì, ma, ma, ma non è vero niente. Aspettano disperatamente un po' di felicità, un po' di bene, ma il bene con la B maiuscola. E guardano disperatamente il mondo degli adulti per vedere se ci sia qualcuno che vive così. In questo senso la conclusione è, del ragionamento è semplice. Se è così ed è così, educare vuol dire, vuol dire non preoccuparsi di mettere qualcosa nella testa dei figli, ci pensa a loro e mettere davanti ai figli una vita così interessante che devono crepare di invidia. Quello che educa non sono le botte, non è l'autoritarismo di un tempo, non c'è più, quel mondo lì è finito può educare solo la grandezza di una testimonianza Devo, ammazzateli di invidia è, la, è il consiglio che do sempre devono guardare il papà e la mamma e dire però cazzo ma che, che, cioè, a che papà che ho Dio mamma vorrei essere così nella vita mi piacerebbe essere come mio papà o come la mia mamma ma perché possono dire così in un mondo come questo ce ne vuole e nello stesso tempo io dico, siamo in un deserto tale che uno che vive appena appena un po' bene, lo si vede a cento eh, chilometri, il bene risplende oggi di una luce straordinaria, perché tutto intorno è deserto. Per cui, come dico sempre di mio padre, che lo ringrazierò per l'eternità perché si è occupato della sua santità, non della mia. Ma occupandosi della sua mi ha incuriosito, mi ha fatto morire di invidia. Perciò ho potuto scrivere a seconda media su un quaderno che ho ritrovato, sono scoppiato a piangere quando ho visto quella pagina, che perché mi è venuto in mente proprio il posto, l'occasione. C'era scritto solo una riga, «Signore fammi essere come mio padre». E io mi sto ancora chiedendo come ho fatto in Seconda Media a dire una roba così, o oh, intendiamoci, eh, non è l'albero degli zoccoli. Sto parlando del 68, 69, 70, anni per certi versi più incasinati di questi. Eh. C'è il casino, il casino vero, figli dei fiori, sesso libero, cose, uh, la droga, non parliamone. Cioè, quando è scoppiato il casino, quando è stata distrutta la tradizione. È stato il punto d'arrivo di quella cultura che non è vero che è da decenni che lotta contro il padre, è da 500 anni che lotta contro il padre e in specie lotta contro il padre nel senso proprio fisico della guerra, almeno dal 1789, perché è lì che la cultura contro la religiosità cioè contro la verità sull'uomo, quello che potremmo chiamare l'esito violento di un certo razionalismo moderno, ha preso il potere e ha detto adesso cambiamo il mondo. È stata la rivoluzione francese. Da lì in poi è stata un'unica guerra, prima contro il padre eterno. Fior di filosofi avevano scritto, detto e studiato e fatto studiare siamo usciti dallo stato di minorità, cosa volevano dire? Usciti dalla minore età, cioè finalmente siamo maggiorenni e possiamo fare a meno del padre e della madre, cioè della religione, di tutte queste cazzate. L'uomo moderno è autonomo e indipendente e ci siamo inventati quella bugia clamorosa che è la parola individuo, come se l'uomo potesse esistere da solo, autonomamente, che è ha ad ogni evidenza una clamorosa bugia, perché nessuno di noi è venuto al mondo autonomamente, la, invece, l'idea antica, che è ancora anche la mia, spero anche la vostra, è che la persona è relazione, è rapporto, e più la libertà non è liberarsi da, è il contrario. Quante volte a scuola cercando di spiegare a questi malnati, perché insegnare il dolce stil novo ad aspiranti ragionieri bergamaschi, vi giuro che è un'impresa che voi non avete idea, o forse un'idea ce l'avete anche qui. Ma gli dicevo, ragazzi, state attenti perché non ve ne accorgete, ma avete assorbito delle idee sbagliate. E che, e, e che le ripetete come se fossero ovvie, ma sono cazzate. Proviamo a pensarci un attimo e gli dicevo: fermatevi un momento, scrivete su un foglietto cosa pensate della libertà. Lo scrivo anch'io qui, dai, pronti via insieme. Vedrete che le indovino tutte. E infatti scrivevo le cazzate che tutti pensano: libertà è non avere legami, libertà è poter fare quel che mi pare e piace, libertà è non dipendere da nessuno, solite cose. E tutti scrivevano queste le raccoglievo dicevo: bene, bravi. Adesso vi leggo le mie. Avete visto che lo so cosa pensate, questo dovrebbe già farvi un po' paura. Ma, ma lo pensate davvero? Cioè se e prendevo il primo, gli dicevo: Ma sei sicuro che la libertà sarebbe tra, tagliare ogni legame, non dipendere da nessuno? Perché io capisco che te ti possano girare le scatole al pensiero che perfino fisicamente somiglia a tuo padre e tua madre. E, e una potrebbe dire, basta che parli, vado giù per la strada, mi dico, ah, te sei la figlia della Maria, eh? si vede che hai i capelli, poi parlo, ah, c'è la voce del nonno Piero, ah, sì, si vede che sei, e, e uno dovesse dire, che basta, voglio essere finalmente me stesso, bene, gli dicevo a scuola, facciamo così, ti regalo la macchina del tempo, Torni indietro una ventina d'anni e spari a tuo padre e tua madre prima che vadano in chiesa a sposarsi. Così non dipendi più da nessuno. E, e gli alunni ti guardano co, fanno così, botta, ma cioè cosa succederebbe, ragazzi? Non esistereste. Cioè, voi siete rapporto. Voi siete vostro padre e vostra madre per l'eternità. Fatevi tutte le maquillage, le operazioni che volete, ma sarete sempre l'esito di un rapporto misterioso, amoroso, che vi ha dato la vita. Non c'è niente da fare. E anche il resto della vita funziona così. Perché se la libertà fosse assenza di legami, cosa vorrebbe dire? Per esempio, che meno amici avete e più siete liberi? anche lì ti guardano e dicono no, effettivamente è contrario, più amici hai più sei libero, eccetera, eccetera. Allora, in un mondo dove questi poveri, poveri figlioli vengono su con le idee più storte del mondo, bisogna che si ricominci a dire l'abc, quindi l'uomo diversamente dagli animali, virgola, ha una tensione al bene, al vero, al bello, all'infinito, una cosa fantastica, e ce l'ha, non gliela danno i genitori. Siccome ce l'ha, fin dal grembo materno, fin dal grembo materno, è sente, sente l'aria che tira, sente, sente da qualche parte se la vita è un bene o no. Vi ricordo che almeno per noi cattolici, quando si incontrano le due signore incinte, Protagonisti di tutta la storia, uh, i, i due bambini si telefonano tra loro, si sono sentiti, anche il, il...", si parlano eh? nel grembo materno. Ma poi, diventando grandi, ancora di più uno sguardo incessante che chiede disperatamente all'adulto la testimonianza di un bene: di un bene grande. E qui eh, ci sarebbero da dire un miliardo e mezzo di cose, dico solo i titoli di quello che mi piacerebbe, ma lo farete insieme magari, approfondire, perché questa affermazione che ho fatto fin qui ha delle conseguenze pazzesche. Primo, il valore del figlio non è la scuola. Care mamme, piantatela, vi prego. Assatanate di scuola come siete, curatevi, fate qualcosa, trovate delle attività alternative, fate i club di quel che volete, ma lasciate stare i figli. I vostri figli non sono quello che dice la scuola. La scuola dice qualcosa di importante sui figli, ma tira su dei figli che non si sentono più amati dai genitori, perché il giudizio di valore che viene dato è quello della scuola è, è stato devastante per generazioni eh, se scriverò un altro libro sull'educazione sarà intitolato lasciateli stare dedicato a tutte le mamme d'italia perché veramente non se ne può più eh, la scuola la scuola è impossibile oh, ho fondato scuola, ho insegnato una vita ci credo non pensate che sto sottovalutando, sto mettendo in fila le cose. La scuola è uno strumento importantissimo di riscatto sociale, di blah blah, ma non è lo scopo per cui Dio li ha creati. Non si può fare confusione. La scuola è semmai lo strumento, la strada, ma lo scopo è la felicità dei figli. Chiedersi se li abbiamo messi al mondo perché fossero felici. O perché ci facessero felici? È una bella domanda, interessante. Chiedersi se sappiamo volere bene ai figli o se lo diamo per scontato è una domanda molto interessante. Bisognerà fare un po' di riflessioni su questo, appunto, con un po' di coraggio. Perché siamo così tesi a lanciare ai figli messaggi importanti e veri, eh? non sto dicendo. Ti voglio bene, ma porca boia perché il figlio non lo capisce e capisce il contrario e dice che gli rompo i coglioni. Co cosa c'è nella comunicazione che non funziona? C'è nella comunicazione che non funziona, sapete che cosa secondo me, eh, dopo posso sbagliare, eh, ma c'è dentro un barco terribile e cioè che noi l'amore lo diamo per scontato e non eh, riusciamo più a vivere, a viverlo per quello che è. E che cos'è l'amore? In questo sta l'amore, dice San Giovanni, credo, che Dio ci ha amati per primo mentre eravamo ancora peccatori. Cioè l'educazione, cioè l'amore per i figli, per gli alunni, è misericordia, è perdono. Ma non il perdono di te che fai l'adulto che ce la sai lunga e dici nella mia infinita bontà ti perdono, chiudo un occhio faccio finta di niente è una cazzata perché non ce, non ce la puoi fare perché poi il, 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 il giangelo dice quante volte bisogna perdonare 70 volte 7 ma come cazzo si fa a chiudere un occhio 70 volte 7 quando quel pila è il figlio per 70 volte 7 fa la stessa stronzata non ce la fai perché si può fare 70 volte 7, cioè sempre? Perché il perdono precede la colpa? È un amore, è una misericordia. È un amore che viene prima del fatto che tu cambi, fai bene, fai male. Prima mentre eravamo ancora peccatori se Dio quando ha aperto le nuvole ha guardato giù e si è accorto che facevamo cagare uno schifo e ha detto vado giù e li salvo perché guarda in che stato si sono ridotti allora vengo giù e vi salvo eh. Beh, faccio Dio faccio Dio voglio fare il grande proprio Dio Dio e, e muoio per voi <ride> la sparo grossa vengo giù e mi faccio ammassare per voi però, però prima So, almeno eh, smettete di fare la guerra. Sarebbe ancora sua. Eh. Se avesse posto delle condizioni sarebbe ancora sua. Il problema con i figli è che noi gli lanciamo un messaggio che è più o meno ti voglio bene, ed è vero, ed è onesto, e siamo sinceri. E un po' sono stronzi i figli che non lo vogliono vedere, ma a loro tante volte arriva un altro messaggio, che è più o meno così. Eh, caro Mario, ma certo che ti voglio bene, sono la tua mamma, Dio Buono. E il papà? Ma certo che ti vuol bene il papà, guardalo, guarda come sei ridotto per te con tutti i sacrifici che abbiamo fatto per farti studiare E il dialogo parte già con un valanga di sacrifici che hanno fatto che ti schiaccia. Ma non solo, poi va avanti e dice certo che ti vogliamo bene, ma, ma tu riesci a immaginare quanto bene ti vorremmo io e il papà? Se tu. Se tu. Giuro, eh, io ho girato il mondo, adesso posso dirlo, e dal Kazakistan alla Sierra Leone, l'Africa nera più nera, a Chicago piuttosto che Bergamo, o oh, tutte le mamme del mondo finiscono questa frase alla stessa maniera. Sembra incredibile? E invece è così. La frase. In tutto il mondo, finisce più o meno così. Quanto bene ti vorremmo io e il papà se tu prendessi almeno la sufficienza in tutte le materie, vigliacca boia, che è da quando hai 6 anni che la maestra dice che hai le capacità, ma, ma non ti impegni, virgola, stronzo, punto esclamato. Più o meno, eh? Non è. <coughs> più o meno. Ma se io per 18 anni mi sento dire quanto bene potrei volerti se tu, in italiano questo eh, non è più affetto, si chiama ricatto e uno non può sentirsi ricattare tutta la vita, l non ce la fa. Quando il Papa continua a parlare e visto il clima che c'è qui lancio un'idea che mi viene in mente adesso, se per l'incontro prossimo eh, voi che siete del mestiere, Predisponeste una piccola antologia dei discorsi di Papa Francesco dove parla di orfanezza. Continua a dire che i nostri figli sono orfani, per questo, eh? per questo perché non sono amati. Non sono amati vuol dire non sono affermati nel loro valore gratis, prima dei risultati. E, e, e di titoli così ce ne sarebbero un'infinità da approfondire, da andare dentro, perché tra l'altro vale per il prete, l'insegnante, il genitore, guardate l'educazione funziona uguale sempre, è eh? il problema degli insegnanti uguale, solo che i figli ti guardano e quando ti guardano l'unica cosa che vogliono sapere è questa, se li perdoni o no, se li perdoni cavi sangue anche dalle rape, se non li perdoni anche il più intelligente non studia. Ma non è difficile da capire. Tu puoi essere. quando ti danno la classe nuova, io ho sempre insegnato terza e quarta quinta ragioneria, perché mi danno la terza nuova, certe volte veramente ti viene su una paura perché arrivi fuori dall'aula, porta chiusa, maniglia della, della porta in mano e di, là, e di là senti la giungla, le bestie. Proprio una roba che ti fa un po' impressione. E te, con la maniglia della porta in mano, devi scegliere. Devi scegliere come entrare. Devi scegliere, e i salesiani lo sanno bene, viva Dio, questo mi piacciono, devi scegliere se entrare con questo giudizio. Signore, quel che sono, sono. Me li hai dati, sono miei. Fino all'ultima ora dell'ultimo giorno, non li ho ancora visti, eh? Non so che ma sono miei, io ci provo, ci provo, voglio dar la vita per loro e entri e siccome sei un incazzoso come me e vedi delle cose inenarrabili ti metti a urlare, a, a insultarli, a dare... quei ragazzi studieranno la tua materia perché misteriosamente mentre ancora avevi la maniglia in mano sentivano. E sapranno per tutto l'anno che tu daresti la vita per loro. Si può fare il contrario. La, la, la profe di inglese, che con la maniglia della porta di mano, dice bastardo d'un preside figlio di puttana gliel'avevo detto che non volevo questa classe di merda sono vicina alla pensione non ce la faccio più questi si prenderanno la mia vita tutto l'anno bastardi li odio già poi siccome però è una persona educata entra in classe buongiorno ragazzi uh -huh. ma quelli lo sanno che li odia e non impareranno niente la vita dell'uomo è fatta così, viva Dio. E l'educazione avviene così. E' è inutile nascondersi dietro, è un giudizio da recuperare, un lento esercizio da fare. Sentire, come mi ha colpito la scena qui, perché non l'ho ancora visto io, eh. sente il cuore, sentire il cuore che batte e batte per l'infinito e per l'eterno. Ma che conseguenze avrebbe? Andare in giro per il mondo a cercare il bene perché lo vedano i propri figli invece che continuare a dirgli mentendo, che tutto fa schifo. E poi ci lamentiamo perché a quattro design diventano anoressiche. Ma che voglia avranno di vivere, che voglia hanno di diventare grandi? Se è 14 anni che diciamo: detto qui, detto là, tutto fa schifo'. Salvo forse qualcosa nella famiglia, e si tirano su paletti e regole, paletti e regole per preservarli dal male. Ma toverso, forse diventano onoressiche, o se sono maschi hanno le crisi di panico, o si tagliano con le lamette, che è la cosa più misteriosa che sta avvenendo, questo autolesionismo, questo rifiuto della vita. Da dove viene? Gliel'abbiamo insegnato noi, gli abbiamo detto da quando sono nati che tutto è merda. E siccome tutto fa schifo, poi ci stupiamo che a 16 anni gli treman le gambe, non hanno voglia di affrontare la realtà. Hanno paura, non vanno più a scuola. Stanno sul divano in pigiama, sera mattina, mattina e sera. Sono tutte patologie scatenate da una generazione di adulti che non ha saputo dire: Guarda, che la vita è una cosa meravigliosa, grandissima. Si capisce? Bene. Si capisce? Bene. Pinocchio. E, ma mi ha colpito mentre lo dicevi, Pinocchio diventerà la grande, la nostra arma per difendersi dalla guerra che viene fatta al padre, alla madre, ai figli, perché è una guerra contro la verità dell'uomo, eh? perché nella favola di Pinocchio sono tratteggiate, o meglio, è descritta la verità. Provo a darvi qualche assaggio. Tu mi, adesso io se parto ho un'autonomia per cui fino alle 8 domani mattina posso andare avanti tranquillo. Ma te mi devi fermare un filino prima. Eh? Voi se, vedete un po', voi insomma, se, se vi addormentate non russate, e basta. Perché adesso io cioè avendolo letto per 20 anni quando facevo religione, poi in televisione, insomma. Non c'è parola che non mi faccia venire su eh, due cose, tre cose interessantissime da dire prima della lettura. Primo, eh, la favola di Collodi, della favola di Pinocchio, la scrive un certo Carlo Lorenzini, detto Collodi mangia preti, ateo, miscredente, proprio aveva fatto le, le, le battaglie, le guerre lì di indipendenza contro il papato, la chiesa, lotti, Tant'è vero che non c'è un riferimento cattolico, zero. Mi pare che l'unico riferimento a un linguaggio religioso sia verso la fine: c'è i pescatori che vedono Pinocchio affondare, che dice il testo, se ne tornarono a casa borbottando una preghiera. Ma è l'unica parola che abbia un riferimento all'esperienza di Giuseppe. Non ci sono chiese, preti, segni di croce, niente, niente, niente. Lo scopre un tale Giacomo Biffi, cardinale Giacomo Biffi, scopre che cosa? Scopre, è un racconto che lui fa in un libro bellissimo che ha scritto, scopre che invece, che piaccia o no a Collodi, la storia di Pinocchio è sotto il linguaggio della fiaba è il racconto della storia dell'umanità proprio come ce l'ha consegnato la tradizione cristiana. È l'uomo raccontato nella Bibbia. E uno dice, ma sei sicuro? Cioè, uno ateo scrive una fiaba che sembra raccontare la storia dell'uomo secondo la Bibbia. Sì. Non chiedetemi bene com'è andata. Una risposta biffi la dà e dice secondo me, quello lì, che è venuto su da bambino cristiano, come inevitabilmente era allora, la madre religiosissima. Lui ha studiato in seminario fino alle medie, poi mi pare le superiori le ha fatte agli scolopi di Firenze, quindi in un istituto religioso. E poi a vent'anni ha mandato tutto a quel paese, come può succedere a vent'anni. Ma quando a 50 anni, deluso dalle politiche del nuovo regno, decide di dedicarsi alla letteratura per l'infanzia. Insomma, deve, deve inventare un linguaggio per i bambini. Biffi dice, e credo abbia ragione, che dovendo parlare ai bambini Collodi ha dovuto ripescare il suo linguaggio bambino. E il suo linguaggio bambino era intriso di cristianesimo: era la lingua dei poveri, la lingua del popolo cristiano. Quella conosceva e quella ha usato senza quasi accorgersene. La seconda stranezza è come è andata la, la, la storia, perché è incredibile. Eh? Lui eh, appunto a 50 anni decide di scrivere qualcosa per bambini, butta giù qualche puntata di questa storia di un burattino e la manda a un amico editore pensando che fossero proprio scemate. Tant le chiama bambinate. Guarda, ho scritto delle bambinate, leggile, se ti pare che valga la pena pubblicale, se no butta via tutto e pace, amen. L'editore invece capisce che vale la pena. Le edita a puntate su un giornale, giornale per ragazzi, si chiamava 1881. Siamo eh? 150 anni fa quasi. Edita queste puntate e ha un successo notevole. L'ultima puntata, la quindicesima dell'attuale versione, allora era l'ottava, mi pare, sul giornale. L'ultima puntata esce con scritto fine della storia, eh, ottava puntata fine della storia. Era la puntata in cui Pinocchio muore impiccato alla Quercia Grande dagli assassini. La storia era finita lì. L'editore riceve un, una vagonata di lettere dai bambini di tutta Italia che protestano perché la storia è finita. Diciamo, come è finita? Pinocchio è impiccato, morto, tutto finito lì. Ma scherziamo. Allora l'editore capisce che c'è... Ciccia manda a prendere Collodi in Sud America, pare che l'abbiano rapito in una betola e lo riportano dall'editore che gli dice: Te, Collodi, guarda qui, Mezza Italia chiede che la storia continui. E Collodi gli dice: È morto, è, è, cioè, è morto. Eh. E l'editore, ateo cristiano che fosse, siamo in una terra cristiana, gli ha risposto: Fallo risorgere. E Pinocchio risorge. Risultato, dice Biffi, che è nata da qui l'intuizione che gli ha fatto poi leggere Pinocchio in un certo modo: abbiamo un inizio dove c'è un essere vivo tratto dalla materia, nel fango, dice la Bibbia, dal legno, dice Pinocchio: in mezzo una morte e resurrezione, e alla fine, alla fine dei tempi una trasformazione per cui quel figlio barra burattino diventa veramente figlio di Geppetto, l'uomo diventa nella risurrezione finale veramente figlio di Dio. Dentro tutto il dettaglio di questa storia, quindi una roba che ha dell'incredibile anche per come è, è venuta fuori, non solo. Terza e ultima stranezza, il primo capitolo, e andiamo a leggerlo, perché... Come ogni inizio di una storia, dopo vi leggo solo due o tre pagine, quelle che io amo di più, sull'educazione. Va bene? Poi il resto lo leggerete, eh? leggerete voi. Il primo capitolo è strano perché lo conoscerete, immagino, parla di un falegname, certo Mastro Ciliegia, che sbaglia tutto evidentemente. Poi. Il, il pezzo di legno passa a un altro falegname che si chiama Geppetto, che invece evidentemente ha l'idea giusta e la storia comincia. Ma la storia poteva perfettamente cominciare con c'era una volta c'era una volta un re diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non so come andasse. Ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname che aveva nome Mastro Antonio Se, se invece che capitò nella bottega di Mastrantonio avesse detto capitò nella bottega di un vecchio falegname che aveva nome Geppetto, che comincia a lavorarlo, non cambiava niente. Perché Maestro Ciliegia scompare, non se ne parla più, non dico zero. E uno dice: Ma c'era bisogno di fare questa specie di doppia partenza, doppio inizio, perché? Eh, perché? Perché che lo sapesse o no, con l'odi, il primo capitolo diventa una grande avvertenza come a dire: ragazzi, se fate come maestro Ciliegia non ci cavate niente dalla vita, dalla vostra vita. E se siete educatori non caverete niente dal ragazzo che avete davanti, è l'atteggiamento sbagliato della modernità, e fotografato con una efficacia ragazzi basta leggerlo posso vado dopo, dopo me no, va insomma c'era una volta un re diranno subito i miei piccoli lettori no ragazzi avete sbagliato c'era una volta un pezzo di legno quando spiegavo a scuola queste righe mi portavano via un quadrimestre più o meno stasera la facciamo più corta eh? ma è una roba dai, pro provo, provo. Dopo ve la spiega Don Massimo un'altra volta bene, ma è una cosa che a me mi fa impazzire perché tutte le fiabe, cioè tutti i racconti della vita, perché le fiabe sono perle di saggezza. Che parlano, parlano giustamente partono dall'affermazione più radicale e vera che si possa dire. C'era una volta chi? Chi è che c'era una volta? Cioè, chi c'era all'origine? Chi c'è all'inizio? Di tutto, eh? Di tutte le storie. Chi c'è all'inizio? Un re? Un signore? Dio? Vangelo dice, in principio era il verbo, il verbo era Dio, e il verbo era presso Dio. Giustissimo, guai a dire no, perché no... Cioè diventiamo eretici. Questo è l'inizio di ogni storia, dice la verità. C'era una volta un re, un re. con Lodi dice: No, no, ragazzi, avete sbagliato? E a me piace da impazzire questa cosa. Perché? Perché è vero che all'inizio c'è Dio, ma nell'esperienza che ognuno di noi ha fatto diventando grande, e forse la fa ogni giorno in principio non c'è Dio. In principio c'è la realtà, cioè voglio dire, io il problema di Dio non l'ho sentito come il problema di Dio quando sono diventato grande, all'età della ragione ho cominciato a dire, ci sarà Dio o non ci sarà? Non mi è mai fregato niente a me di Dio, ma la realtà pian piano mi ha posto dei problemi, per esempio, per esempio si muore, porca boia. Dio o non Dio è un problema oppure per esempio vorrei amare mia moglie di più, meglio e invece non sono buono, sono capace e vorrei ma quanto, quante cose vorrei e invece no e, vorrei, e, se, e sento ancora oggi come un'ingiustizia grave la morte di mio padre e di mia madre e invece sono morti cioè è la realtà che nel voler viverla bene ti fa fare delle riflessioni e ti viene da dire, ma se tutto fa schifo, se tutto muore, se tutto... ma vale la pena impegnarsi, no? Se tutto muore, perché tutto muore, eh? A scuola andavo a volte a una mattina di lezione scelta e dicevo ragazzi, ho una notizia. Ah, oh, profe, cosa c'è? No, 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 non ve la dico perché è così tremenda. che... No, dai, profe, si, guarda dove la letta. E eh, parlano un po', tutti, non so se avete sentito. E Ma cos'è profe? profe? Insomma, li attiravo un po' e poi gli diceva, eh, ragazzi, la notizia è che è questa: morirete tutti. E eh, no, no! Cominciò a toccarsi il cognome, tira fuori gli scongiuri. Dopo che si sono sfogati un quarto d'ora, e eh, adesso che vi siete sfogati, resta vero, morirete tutti e moriranno i vostri genitori, tutti i vostri e se non sono scemi e non sono scemi alla fine sono lì che ti guardano e dicono è vero e gliela lasciavo in pancia per una giornata o due, non di più eh. poi tornavo a scuola due mattine dopo ragazzi cazzo c'è una notizia ma Dio, cosa profe? Cosa? madonna che bello ma è una roba ma che cos'è? Mi sono fermato all'edicola, ho preso tre o quattro giornali, c'è una notizia pazzesca, ragazzi, giuro. L'ho letta, ma qual è il profilo? Sembra che ci sia uno che ce l'ha fatta. Sembra che ci sia uno che è risorto dai morti. Giuro. Ho tro trovato su. Gi su eh, quattro giornali un po' vecchi, eh, li hanno scritti. Quattro giornalisti Matte si chiamano Matteo, Marco, Luca e Giovanni, però. Pare proprio che sia così, c'è uno che che ce l'ha fatta e loro, e a noi? Come è a noi? Ragazzi, ma se c'è uno che ce l'ha fatta vuol dire che è Dio, eh? e se ce l'ha fatta lui, ce la faranno anche il mio papà e la mia mamma, e si può amare la propria donna senza vergogna, e si può perdonare, e si può essere amici, cambia tutto, ragazzi, cambia tutto. E lì partiva tutta la discussione. E questa è la questione all'inizio c'è la realtà dentro, attraverso cui Dio ci chiama a sé troppe volte troppa educazione cattolica è stata il contrario porre il problema di Dio della chiesa, dei riti ma senza il nesso con la vita, e cosa me ne faccio a me? me prega a me se Dio esiste o no se non dice niente alla vita io ho il problema di vivere, non il problema di Dio Dante ha il problema di Beatrice, non il problema di Dio. È perché ama Beatrice e la vuole per l'eternità che si pone il problema di Dio. Si capisce? Tutto il primo capitolo è questa alternativa secca. Ciliegia. Ciliegia è uno che è, è l'ateo moderno, che dice, questa è la realtà. Io sono uno scienziato. La conosco perfettamente. Quindi non venitemi a dire che dentro c'è qualcosa, un mistero, ste cazzate. <coughs> Perché quando lo picchia per tre volte, vi ricordate, no? E sente la vocina, eh, per tre volte è la realtà che gli dice, guarda che c'è tanto, c'è di più nella vita di quello che c'è in testa a te, c'è tanto da scoprire, da vedere, lui no, lui no, io so già tutto, so già tutto e così. Quando la prima volta viene fuori una vocina, l'unica cosa sa fare è scien farlo scienziato, cioè... Oh, è bellissimo. giro gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove poteva essere uscita quella vocina. Guardò sotto il banco, nessuno. Guardò dentro un armadio, e nessuno. Guardò nel corbello dei truccioli e della segatura e nessuno. Aprì anche l'uscio di bottega per dare un'occhiata in strada, e nessuno. Cioè, fa la sua analisi scientifica, non c'è nessuno, quindi... L'unica risposta possibile, e qui la pagheremo cara. L'uomo moderno, l'unica risposta possibile che ha alla fine è io sono un cretino, cioè si vede che quella vocina me la sono figurata io. Cioè, o hai bevuto o ti sei fatto una canna o sei scemo perché sogni delle voci che non esistono. Seconda volta che compare la vocina, questa volta resto di stucco con gli occhi fuori dal capo per la paura perché una visione non religiosa della vita, cioè dove pretendi di sapere già tutto, è l'origine della paura. Quando tu hai davanti la realtà come un mistero da adorare, ti riempi di stupore e di ammirazione. Ma se invece la realtà ce l'hai in testa a te e poi viene fuori che c'è qualcosa d'altro, tu di quel qualcosa d'altro hai un terrore folle. Tre volte nel capitolo c'è la parola paura, ed è l'ultima parola del capitolo, quello che la, lo conclude. E lui ha anche un attimo di pensamento giusto: che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino? Io non lo posso credere. Questo legno, eccolo qui, è un pezzo di legno da caminetto come tutti gli altri. A buttarlo sul fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli. L'unica ipotesi è che ci sia nascosto dentro qualcuno. Se c'è nascosto qualcuno, tanto peggio per lui. Ora l'accomodo io, e prende il pezzo di legno e lo sbatte contro, senza pietà contro le pareti della stanza. Quando la realtà è più grande del tuo cervello, cioè sempre, tu a un certo punto sei costretto o a cambiare te o a cambiare la realtà. E la realtà come la cambi? A sberle. Ogni forma di violenza, ogni ideologia è l'origine dei gulag, è l'origine di Auschwitz, è l'origine della violenza tra padre e madre, tra genitori e figli. Siccome la realtà è più grande di quel che penso... E invece deve essere come la penso io, se no io ci ho torto botte da orbi finché la realtà non diventa come dico io. Ogni violenza sulla realtà nasce da questa presunzione. Invece, quando arriva l'uomo ve, vero, l'uomo vero è quello che, tra l'altro, lui, maestro Ciliegia per via della punta del naso rossa. Invece questo qui, Geppetto. Lo chiamavano polendina per via della parrucca gialla, rosso, giallo giallo vuol dire il sole, una parrucca gialla come il grano turco è il simbolo del sole, cioè Geppetto è simbolo di Dio. Non a caso si chiama Geppetto che è la forma contratta di Giuseppetto, è un Giuseppe Falegname, eh, insomma, no, ci capiamo. C'è un certo Giuseppe Falegname che dovrebbe esserci familiare. Questa volta è un altro mondo perché Giuseppe prende il pezzo di legno, non dice come aveva detto Maestro Ciliegia: è capitato, come dire chi se ne frega dell'origine, dello scopo, del destino, adesso è qui, faccio quel che voglio. No, non è capitato, è andato a prenderlo. E perché è andato a prenderlo? Ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno, ma un burattino meraviglioso. Che sappia ballare, tirare di scherma e fare i salti mortali, e con questo burattino voglio girare il mondo per buscarmi un tozzo di pane e un bicchiere di vino. È Dio che immagina l'uomo come, un come una creatura meravigliosa. Meravigliosa vuol dire che tutte le volte che, che la guardi ti meraviglia, ti stupisce, e ci vuol passare la vita con quello lì, per sempre. Tant'è che quando comincia a fabbricarlo. Mamma mia, qui ogni parola andrebbe. Comunque, dico solo l'essenziale: comincia a fabbricarlo. Avete visto che anche nelle immagini che abbiamo visto, e quando gli dice Pinocchio: parla di papà, non c'ha ancora le braccia, è un tronco e ha fatto solo la testa, è un mostro, cioè è ancora deforme. Ma appena gli ha fatto le braccia, Pinocchio gli prende la parrucca e la sbatte per terra. A quel garbo insolente e desisorio Geppetto si fece triste e malinconico come non era stato mai in vita sua. E voltandosi verso Pinocchio gli disse, birba d'un figliuolo. Cioè, è un'invenzione ragazzi, dai, da, da, da non credere. Come fa un uomo saggio e vecchio, a prendere un pezzo di legno e a chiamarlo figlio. Non è fatto ancora, non c'è c'è niente, a è un tronco, birba d'un figliuolo. Non sei ancora finito di fare e già manchi di, di rispetto a tuo padre. Male, ragazzo mio, male. E si rasciugò una lacrima. Il pianto di Dio di fronte alla ribellione dell'uomo, il dolore di Dio di fronte al tradimento dell'uomo, una cosa veramente misteriosa. Perché poi gli fa le gambe e i piedi e la prima cosa che succede si prende un calcio in faccia. Il padre, quello che gli sta dando la vita, gli dà la vita, si prende un calcio in faccia e la reazione qual è? sentì arrivarsi un calcio, me lo merito, disse allora tra sé, dovevo pensarci prima, oramai è tardi. Io questa pagina qui, per esempio, a parte quel che sento, quel che sentiamo come padri e come madri, ma perché è tardi? Perché è tardi? Perché dovevo pensarci prima? Perché non può, per esempio, Dicevo ai ragazzi a scuola, scusate, c'è mondo e c'è solo Dio e i due pipotti che ha fatto su, non c'è mica in giro i giornalisti, i fotografi, internet, no no, c'è solo loro, Dio poteva guardarsi in giro un attimo, se li, strozzo, li seppelliva e diceva, questi sono venuti di merda, adesso ne faccio due un po' meglio, o no, o è tardi, perché? Perché... Nel generare la vita, noi generiamo una cosa che sentiamo inevitabilmente essere per sempre. La fedeltà di Dio è incredibile. Dio piange e dice è tardi, dovevo pensarci prima. E se Dio piange è perché con la coda dell'occhio sta guardando quel che gli costerà quella ribellione e quella fedeltà. Gli costerà il figlio sulla croce. Pensate cosa devi avere. Forse è stato tentato davvero di dire: rifaccio tutto da capo. Invece no, è rimasto fedele all'atto con cui aveva generato gli uomini. E anche noi papà e mamme, un, un po' così, almeno all'inizio lo siamo. Perché certe volte viene da dire: al copere. Cioè, no, ma non si, può, non si può neanche pensarle certe cose, no? La fedeltà nel generare la vita ha dentro l'eternità, non c'è male o tradimento che giustifichi un venir meno a questa fedeltà. Perché è una fedeltà a se stessi, non è una fedeltà al figlio che fa tribulare, è una fedeltà a sé. La fedeltà è esigita dall'amore. Ma, Lui scappa, vi ricordate? Giappetto dietro, no, faccio questo accenno perché mi sembra importantissimo, perché il problema è il potere oggi. Quello che ha detto lui all'inizio mi ha fatto venire in mente. Pinocchio scappa di casa, il peccato originale, l'uomo lascia la casa del padre. Scappa di casa, ma interviene la giustizia, il carabiniere che come sapete lo afferra per il naso eh, vede Geppetto che arriva a Pinocchio e glielo riconsegna. Se non che avviene una cosa. sentite che descrizione. Geppetto dice a Pinocchio, andiamo a casa, quando saremo a casa faremo i conti, giustamente per il suo dovere di padre, no? Insomma, ragioniamone perché qui. Pinocchio a questo antifono si buttò per terra e non volle più camminare. Intanto, i curiosi e i bighelloni principiavano a fermarsi lì intorno e a far capannello bighelloni, vuol dire andare in giro a fare bighellonare. No? I curiosi e i bighelloni, cioè tradotto in termini non abbiate ne a male se fate le seguenti professioni, ma a me sembra che possono essere i giornalisti e i fancazzisti. Intanto, i curiosi e i bighelloni l'intorno cominciano a parlare, a parlare. Chi ne diceva una, chi un'altra. Povero burattino, dicevano alcuni. Ha ragione a non voler tornare a casa. Chi lo sa come lo picchierebbe quello maccio di Geppetto? E gli altri aggiungevano malignamente. Scusate, guardate che è la legislazione moderna. In Spagna ieri mi hanno detto che sta per essere approvato un pronunciamento del governo che dice che i figli non sono proprietà dei genitori ma dello Stato. Diventeranno leggi queste affermazioni che si reggono su che cosa? Su quel che di male c'è, ed è vero, nella, nella, nella vita degli uomini. E quindi basta uno scandalo, basta un, un, raccontare di padri che furono autoritari. E viene attaccato il principio di autorità, il principio di paternità, il principio di responsabilità. E i figli verranno sottratti per essere allevati in istituti di Stato. Soggiungevano malignamente quel geppetto, pare un galantuomo, ma è un vero tiranno quei ragazzi. E se gli lasciano quel burattino tra le mani lo farà a pezzi. Non si può non pensare a Madonna. Adesso che giro il mondo un po' so che se si spegnesse la Chiesa Cattolica, il mondo si spegnerebbe. Letteralmente, ve lo giuro. Ma guardate: tre quarti del bene che c'è lo fanno i cristiani, lo, fa la Chiesa, lo fanno i preti, i missionari, le suore, lavis, gli alpini, e. È, una, è un mondo cristiano quello che fa il bene. Se toglieste il cristianesimo alle nostre terre, ma anche in Africa, tanto a fare le vacanze di Natale in Angola dove ho un figlio a fare una scuola, spegnereste il mondo. Ma della chiesa cosa si dice oggi? La pedofilia. Basta. Cioè, viene utilizzato uno scandalo vero, una debolezza vera di qualcuno per dire attenti con i figli all'oratorio, dai sale in eh, giro, ne abbiamo viste, è così, è tutto giornali, televisioni, internet che montano, montano, montano. Tanto dissero e tanto fecero che il carabiniere rimise in libertà Pinocchio e condusse in prigione quel povero uomo di Geppetto. Questo fa la politica oggi. Questo rischia di fare tanta politica oggi. Sentito il parere della gente, non della gente, de, del mondo, proprio il, le chiacchi, la mentalità. Siccome quella mentalità è quella che ti dà i voti, cioè ti mantiene al potere, te gli vai dietro e fai quel che dice quella mentalità lì. Resistere a questo sarà dura, ragazzi. Eh? Due ultime, non due, bisogna fare di meno perché qui ce n'è abbianto. Dessa mesa, veloce, Pinocchio è riuscito a scappare di casa e a liberarsi del padre, torna a casa e dice, ah, come scrivevano i miei alunni a scuola, finalmente sono libero. Bene, il problema è che nel, lui pensa di essere libero e invece, e invece si accorge che la vita adesso... È un casino perché vien su una fame, ma una fame, una fame, quella fame che ho detto tutta la sera, di bene, di verità, ma non c'è più niente da guardare, cioè non c'è più niente da mangiare. Una fame che si tagliava col coltello e, disperato, si mette a cercare qualcosa che soddisfi questa fame, ma va verso la pentola, ma la pentola è dipinta sul muro. E poi cerca dappertutto in una sequenza terrificante di quel che cerca l'uomo, forse i giovani in particolare qui, si dette a correre per la stanza e a frugare per tutte le cassette tutti i ripostigli in cerca di un po' di pane, magari un po' di pane secco, un crosterello, un osso avanzato al cane, un po' di polenta muffita, una lisca di pesce, un nocciolo di ciliegia, insomma... Qualche cosa da masticare, ma non trovò nulla, il gran nulla, proprio nulla. E la fame cresceva. Il, ma c'era l'episodio del parlante, per fortuna abbiamo saltato. La fame cresceva, cresceva. A un certo punto cosa vede? Un uovo. Pazzesco, un uovo sul monte della spazzatura. Quante volte ho detto ai miei alunni, ragazzi, vi rendete conto? che siete ridotti a cercare un po' di felicità in mezzo alla merda, sul monte della spazzatura, certi sabati sera, cosa sono? Per poi, per poi, aprire l'uovo e c'è il pulcino e gli dice, grazie Pinocchio, eh? <ride> e se ne vola via un'illusione anche quella. E allora, la corsa disperata in paese, qui parlo agli adulti, Guardate che dire ai nostri figli, drogarsi fa male, non serve, non serve a niente. Ricordatevelo, scrivetelo sulle porte. Pinocchio aveva una gran paura dei tuoni e dei lampi, se non che la fame era più forte della paura. Questi hanno una fame che è la fame di cui parla l'Evangelo, eh, di cui parla Gesù. La fame di giustizia, la fame di verità, la fame di una vita grande. È una fame così incoercibile, invincibile, che vince tutte le paure, anche la paura di morire. La fame era più forte della paura. Hai voglia di dire a un ragazzino ti fa male fumare, ti fa male le canne? Quello ti guarda e ti dice, dice a me da, da un po' di anni a questa parte, prima no, non accadeva, adesso sì. Ti dice, ma Franco, se è per diventare un coglione come mio padre, tanto vale ammazzarsi di canne? O nella versione femminile, se è per essere incazzata tutto il giorno come mia madre, tanto vale ammazzarsi di canne? Hanno ragione, hanno ragione, perché la fame è più forte della paura, anche di morire. Dio santo. E Pinocchio vince infatti la paura e corre in paese, il paese è la città. è Come si chiama questo posto qui? San Donà di Piave. Ecco, il nostro Pinocchio viene in città nella comunità, si appella alla comunità in tutti i sensi: eh? la famiglia, la scuola, la parrocchia, i salesiani, quel che e in senso lato la società civile. Quando i nostri ragazzi si appellano al mondo degli adulti, vincendo la paura, trascinati dalla fame, cosa trovano? Ma trovò tutto buio e tutto deserto. Le botteghe erano chiuse. Le botteghe sono i posti dove si va a prendere da mangiare, sono i centri culturali, le chiese, laddove si dovrebbe trovare il cibo. Le porte di casa chiuse, le case chiuse. Le case vuol dire le nostre case che non accolgono più nessuno, che sono chiuse a difesa del bene dei figli contro il male del mondo. Il risultato è questo. Eh? E nella strada nemmeno un cane pareva il paese dei morti. Questo è il giudizio che i ragazzi danno su tanto nostro modo di vivere tant'è che c'è il casino che lui col vecchino lo suona il campanello, si affaccia al vecchietto e che gli tira invece del pane gli tira una secchiata d'acqua perché? Mico perché è stronzo anche il vecchietto c'ha ragione anche lui, vuol dormire e questi stronzi gli suonano il campanello tutta la notte ne becca uno e gliela fa pagare è una non comunicazione hanno ragione tutte e due, Pinocchio ha fame quell'altro ha sonno tutte e due hanno un bisogno ma non si capiscono più, non si aiutano più. Si fanno del male invece che farsi del bene. E Pinocchio torna a casa, fradicio, bagnato, raffreddato, affamato, non trova di meglio che addormentarsi mettendo i piedi sulla braccia accesa. E, genialata pazzesca, io non lo so come ha fatto, Collodi si inventa sto burattino che brucia, brucia, cioè... Pian piano diventa cenere, e intanto dorma come, come se i suoi piedi fossero quelli di un altro, immagine di tanta nostra gioventù e di tanti nostri adulti che vivono in una inconsapevolezza totale della tragedia che si sta consumando, ma non nel mondo, sulla loro pelle. E quando, quando uno si sta ammazzando senza saperlo. Non vive, ma pensa di vivere e perché vive in sogno, che cos'è che può salvarlo? Solo un intervento. Lui non può autosvegliarsi, è inutile incazzarsi. con Finalmente, sul far del giorno, l'alba sembra l'alba della Pasqua, no? Finalmente, sul far del giorno, si svegliò perché qualcuno aveva bussato alla porta. Bisogna che il padre, un padre, bussi alla porta, ti venga a cercare. Questo fa il padre. Chi è? domandò sbadigliando e stropicciandosi gli occhi. Sono io. Sembra il racconto delle apparizioni dopo la Pasqua, eh? quando non lo riconoscono. Sono io, rispose una voce. Quella voce era la voce di Geppetto. Pinocchio lo riconosce perché non sono mica stupidi, eh. I nostri figli riconoscono il bene, si butta giù dallo sgabello per andare a aprire la porta, ma c'è i piedi bruciati e quindi non può raggiungere la porta, si trova lì secco sul pavimento senza poter fare niente. Dall'altra parte il padre, incazzato come una biscia, che dice: Apri questa porta, apri Pinocchio. E Pinocchio dice: No, non ce la faccio, papà, non c'ho i piedi, come non i piedi? bella la mangiate gatto? Cazzo, entro, ti ammazzo di botte. Insomma, è una. È una è un blocco pedagogico, è un blocco educativo. Il figlio vorrebbe correre in braccio al padre, ma è bruciato, fatto. Il padre vorrebbe ritrovare il figlio e riabbracciarlo, ma la porta è chiusa. A chi tocca la prima mossa? Questa è la domanda. Perché siamo tutti in questa situazione? La prima mossa tocca all'adulto, non raccontiamoci palle. La prima mossa tocca all'adulto. Geppetto credendo, penso bene di farla finita e arrampicatosi su per il muro entrò in casa dalla finestra. Ragazzi, un vecchietto che gli, il figlio gli chiude la porta, e cosa fa? Trova un'altra strada. L'educatore è quello che, trovando chiusa la porta, Trova un'altra strada. E a volte è una strada difficile, stuporoso vecchio, nelle, nelle illustrazioni tradizionali, è bellissimo, che accatasta delle cassette per arrampicare su fino in cima dove c'è la finestra. Il padre è quello che trova la strada. È quello che risponde alla domanda del famoso film di Anna dei Miracoli, come raggiungerti. Come raggiungerti? E, e, e trovata la strada, trovata la finestra, non è che hai semplificato, cioè non hai risolto tutti i problemi. Eh. Non è che quando io ho trovato la prima finestra ci ho trovato dentro i quattro figli, Tana Galera, quattro figli, quattro finestre, Dio bon, e quindi te la devi inventare per tutte e quattro una strada diversa. E una delle quattro è stata piuttosto alta da raggiungere, vi giuro, ma devi inventare tu la strada. E allora poi tutto è possibile, entra, lo riconosce, si abbracciano, gli rifà i piedi e lui boia che scappa ancora. L'ultima, perché non potete andare via senza sapere che l'educazione che funziona, perché l'educazione funziona, se è quella che abbiamo detto stasera, siete tutti, siete i migliori genitori possibili per i vostri figli partiamo, andiamo via da qui con questa certezza, se Dio si fida a farveli mettere al mondo è perché si fida a farveli educare e si fida a farveli educare pensando, sperando che voi siate i primi a essere educati da lui, dalla realtà, dalle cose che accadono, ma smettiamola di pensare, donne soprattutto, non credete alle cazzate che leggete sulle riviste dalla parrucchiera, quelle riviste di merda dove vi si convince che oggi se non c'è l'equipe uno non può educare, cioè se non ha alle spalle, siccome il mondo è complesso, i ragazzi difficili, le tecnologie bla bla bla, se uno non ha alle spalle un sessuologo, un dietologo, uno psicologo, un prete se è cattolico e sa Dio di che cos'altro, non può educare perché non ha le competenze. Hanno, vi hanno impauriti per fottervi. Non lasciatevi prendere dalla paura di essere inadeguati. perché Non è vero. Se uno ama, come abbiamo detto stasera, educa. Fine. Non c'è bisogno di altra competenza che un gusto per la vita, il vostro gusto per la vita. Quando l'educazione funziona può accadere il miracolo dei miracoli. La pagina che io amo di più, e ho finito, è quella... No, però quella, quella della... della devo, no, due, due, veloce, giuro. Giuro, velocissimo. Vi secca? No, se no smetto davvero. Ma ci sono due quadri. Pensate Pinocchio che è diventato una bestia. Quando dite dei figli, ma che più niente fa. È, da, è, 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 è perso. Non è vero, non è vero, non è mai vero. Perché anche se è una bestia, Quel cuore là di cui abbiamo parlato tutta sera, da cui siamo partiti, c'è, cioè, non glielo, neanche il genitore più fetente glielo può portare via perché gliel'ha dato Dio. Pinocchio è una bestia, è diventato un asino, non fa l'asino, è diventato un asino venduto in un circo a fare il cretino. A un certo punto cade male, si spacca una gamba e capisce. Che è finita, finita, cioè morto, adesso mi prendono, mi annegano in mare, mi scuoiano e con la pelle faranno tamburi, giusto? In quell'istante, in quell'ultimo istante, è una roba che a me mi viene su. Questo, questa pagina è, è Don Bosco. A quel colpo il ciuchino cade disteso nel circo, rizzatosi da terra. In mezzo a uno scoppio di applausi, di urli e di battimani che andavano alle stelle. È la pressione sociale che subiscono i nostri figli. Più fanno i coglioni e più c'è gente che gli applaude, gli batte le mani, gli dice bravo, bravo, bravo. Noi no, noi no, no, non avevamo questa fatica. Eh. Gli venne fatto naturalmente di alzare la testa. Madonna, quanto amo questo naturalmente. Non gliel'hanno insegnato. È la natura di figlio che lo fa guardare in alto. Gli venne fatto naturalmente di alzare la testa e di guardare in su. E guardando, vide in un palco una bella signora che aveva al collo una grossa collana d'oro dalla quale pendeva un medaglione. E nel medaglione c'era dipinto il ritratto di un burattino. Quel ritratto è il mio, quella signora è la fata. Disse dentro di sé riconoscendola subito e lasciandosi vincere dalla contentezza, gridò: fatina mia, fatina mia, mamma, papà, cioè la verità riconosciuta. Nel momento più disperato, quando sta crepando per le cazzate che ha fatto è diventato una bestia. Ma quel cuore là ce l'ha. Solo che, riconosciuta la fata, grida Fatina mia, Fatina mia, ma invece di queste parole gli uscì dalla gola un raglio così sonoro e prolungato che fece ridere tutti gli spettatori e specialmente i ragazzi che erano in teatro. Anche qui la stessa, la pressione sociale. Gli uscì un raglio sonoro e prolungato. Chi è l'educatore? Chi è questa fata turchina che lo ha seguito passo passo e è lì, presente quando lui alza la testa, la può vedere? Chi è l'educatore? Chi era Don Bosco? Era uno che quando sentiva gli asini ragliare, no, non si fermava lì, andava oltre, andava oltre. E sentiva dietro il raglio il grido: fatina mia, fatina mia. Per questo l'educazione non può che essere misericordia, capite, perdono. Perché funziona così. E il cristianesimo è questo, e la fede è questo, e l'amicizia è questo, e l'amore tra l'uomo e la donna è questo: è che quando l'altro raglia, tu senti e fa male, fa male perché ti può ragliare addosso fino a picchiarti padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, ragliano, ma vorrebbero volermi bene, io lo so, perciò li puoi perdonare, guardate che è una roba, ecco l'educazione, l'educazione fino alle sue estreme conseguenze è questo perdono, il figlio raglia, fa l'asino, allora, è un asino, cosa volete che faccia, che parla cinese, raglia, ma il raglio di mio figlio, io so, essere in qualche modo il grido disperato, fatina mia, fatina mia, padre mio, padre mio. Allora, si, si, allora funziona e funziona fino al punto, abbiamo finito davvero, niente domande se non mi... e può finire in quella pagina incredibile dove l'esito finale dell'educazione, sapete qual è? Incredibile, si diventa figli dei propri figli. L'aveva già detto Dante, eh? vergine madre, figlia del tuo figlio. Pinocchio è ingoiato dal pesce-cane. Va dentro la pancia del pesce-cane, in fondo trova un vecchietto un po' rimbambito. Stavolta non è Dio, è, suo è il papà, siamo noi. Trova un vecchietto un po' rimbambito, un po' stanco che è lì, un pezzo di candela così e è finita, e gli dice. Sembra, sembra veramente una, una. Sì, sulle pagine del Vangelo di quando Gesù sentite. Insomma, lo trova, si fanno tutto un sacco di eh, come è andata la storia. E adesso eh, e adesso rimarremo tutti e due al buio, dice Geppetto, il padre. E il padre quando diventa stanco è andata male la vita alla fine. Ci ha fregati, e tende a diventare cinico, stanco, e a dire al figlio: Madonna, ti passerà, tu ti entusiasmi, ma vaffanculo, dai, studia, fa che ti chiede di fare. Un no? Il cinismo di noi adulti che li intristisce, li uccide. E dopo rimaniamo al buio. Ma allora, babbo mio, disse Pinocchio: Non c'è tempo da perdere, bisogna pensare subito a fuggire dal male il pesce cane e il male a fuggire. Ma come? Ma scappando dalla bocca del pesce cane e gettandosi a nuoto in mare, papà. E eh, tu parli bene, ma io non so nuotare. E che importa il figlio che era un asino, una bestia? E che importa voi mi monterete a cavalluccio sulle spalle e io che sono un buon nuotatore vi porterò? sano e salvo fino alla spiaggia. Illusioni, ragazzo mio, ti par possibile che un burattino alto appena un metro come sei tu possa avere la forza di portarmi a nuoto sulle spalle? Ti par possibile, pistolino di terza media che non sei altro, di aver qualcosa da insegnarmi o da dirmi di nuovo che hai visto tu nella vita? Eh? Provatevi e vedrete. Sono le parole di Gesù nel Vangelo quando chiede di essere seguito. Provatevi e vedrete. E senza dire altro, Pinocchio prese in mano la candela e andando avanti, lui diventa la luce per il Padre. E andando avanti per far lume, disse al suo babbo: Venite, venite dietro a me e non abbiate paura. È Vangelo puro o no? venite dietro me non abbiate paura e così insomma camminano un bel pezzo arrivano avanti alla bocca del pesce cane che ha l'asma e quindi ogni tanto rimane lì con la bocca aperta Pinocchio guarda fuori in quel momento lì e dallenorme bocca spalancata del pesce cane vide cosa vide dantescamente un bel pezzo di cielo stellato e un bellissimo lume di luna Preso il padre, lo trascina in mare e insieme si salvano, il padre seguendo il figlio. Io mm. finisco qui e vi auguro che finisca così un po' a tutti, alla prossima. Mm. Madre mia. Franco, grazie per questo, per questo bellissimo viaggio, anche commovente, devo dire. Eh, penso che saremo rimasti tutti ancora di più ad ascoltarti. Eh, che, che dire? No, qual qualco Qualcos'altro, dai, qualche, qualche altro minuto, qualche altro. Eh, no, certamente sì, tra le tantissime cose, questo. questo... Questo stimolo anche rispetto a quello che, che era l'oggetto della paura: la paura è. è la questione. Non sì. fatevi vincere la paura. È il nemico mortale dell'educazione. Bisogna stare attenti a quello. Quando ho, ho ospitato una volta un ragazzino molto malato per diverso tempo, 16 anni, ma malato tanto. Ma cui Dio ha dato boh, un'intelligenza speciale. Che una sera, era poco tempo che era lì a casa, mi ha detto, Franco, sai che cos'è un maglione? Un maglione, no, no? no tu sei un cazzo. Te lo dico io che sono un maglione. Il maglione è l'indumento che i figli devono mettere quando le mamme hanno freddo, che è già un'intuizione notevole, incompleta perché, ma lui non poteva saperlo, che vale anche per i mariti, ma quello si capisce, quello si impara dopo. L'indumento che i figli devono mettere quando le mamme hanno freddo. E io che lo conoscevo, ormai avevo capito che era un tipo che andava così a colpi di genio, gli ho detto, dai, dimmi che cosa vuoi dirmi davvero. E lui mi ha detto, sai che cos'è la chiesa? Eh, è il posto dove i figli devono andare quando le mamme hanno paura. E io gli ho detto, ma per, perché dici così? Di cosa dovrebbero avere paura le mamme? E lui mi ha detto, ma Franco, dai, che lo sai? Le mamme ci vogliono bene. Quindi hanno paura che ci facciamo male, o che ci, fa ci facciano del male o che noi facciamo del male agli altri. Per la paura del male ci tolgono la libertà e non sanno che così facendo giuro che usò queste parole, eh, non le sto inventando e non sanno che così facendo ci uccidono. Tutto il suo problema nasceva da questa percezione della mancanza di libertà, perché. Perché la paura del male uccide. Invece se voi andate nel mondo e scoprite tanto di quel bene da far paura, ai figli potrete dire, ma che male, ciao, vieni che il male ce lo mangiamo col pane, noi porco il demonio. Capite? È un altro mondo. Invece che essere lì preoccupati di sapere cosa, cosa pensano. Ho sentito dire che ci sono mamme che cucciono nei vestiti dei figli un GPS. Per sapere dove sono? Ma vi rendete conto? Io se fossi un figlio e lo scopro, la ammazzo. Cioè, no, la ammazzo. C'è un problema gravissimo di libertà. Ma non è la libertà vera. La libertà vera è che tu vivi cose così grandi che dici a tuo figlio, ascolta, io vivo. Te fa che anche t'anneoia. Ma io vivo, santo. Guardati intorno, si capisce cosa voglio dire. La paura invece ti fa bloccare tutto, sospettosi sempre, ir irosi, incazzati, e risultati, e studiano. Per forza che questi figli impazziscono e finiscono per farsi del male. Vincere la paura per la sicurezza che si ha del bene. Basta con quell'educazione? È un po' come se noi andassimo in giro col figlio per mano, no? Adesso non prendetevela voi i sacerdoti, ma, ma io ho sentito a volte l'educazione cattolica un po' così, un po' capito? Io vado per strada e ho il mio figliolo per mano, e a un certo punto puttana, mi scappa l'occhio: c'è il lì e c'è su Zaccheo, quel figlio di puttana di Zaccheo, bandito, pedofilo, mafioso, rapinatore, proprio il peggio del peggio oddio il mio bambino allora gli copro gli occhi e gli dico non guardare, non guardare, non guardare che là c'è una roba un, per... mai ti devi avvicinare a quell'albero mai là c'è il male assoluto anzi facciamo così cambiamo strada e andiamo in chiesa a dire una bella preghierina a San Giovanni Nepomuceno se fai così tuo figlio Verrà su con due idee chiare. La prima, mio padre è un vinto, è uno sconfitto. C'è qualcosa su quell'albero di cui mio padre ha paura. Quindi non vale la pena seguirlo. Ha già perso mio padre. Secondo, su quell'albero ci deve essere una figata pazzesca e io prima o dopo scapperò di casa per andare su a vedere che cazzo c'è, troppo interessante se è così. <ride> no. Se invece il padre dicesse, non vieni là sotto l'albero dove c'è il male, non dico quello, ma dicesse al figlio, figlio, Zaccheo e che devo fare una cosa, dai qui, va sotto l'albero, ma ci deve andare il padre santo Dio, va sotto l'albero e dice, Zaccheo, dai, vengo a cena a casa tua, eh? E Zaccheo dice «sì, sì» e corre a casa a preparare la cena. Il padre torna dal figlio e gli dice Dato bene che stavolta ho scroccato una cena, anche oggi, stasera siamo fuori». Il figlio cresce con due idee chiare in testa. «Mio padre è un vincitore», «mio padre vince il male», «mio padre vince tutto». È più grande della morte, è più grande del male, è più grande di tutto lo schifo che ci può essere. Mio padre vince. Se è un vincitore vale la pena andargli dietro. Secondo, sull'albero non c'è più un cazzo da vedere e quindi sto a casa mia che sto meglio. Si capisce? Questo è, questo è vincere la paura. Se no, te, te, alla fine vincono le mamme la cui paura del male tendenzialmente gli farebbe rimettere i figli nella pancia, l'unico posto dove starebbero con la loro mamma così protetti, così accuditi, che il male non gli farebbe più niente. Non sei d'accordo? Allora vieni a trovare tutte le mamme che conosco io e, e ahimè. Va bene, grazie, arrivederci alla prossima. Beh, ringraziamo Franco Lembrini. Stasera, prima di tornare a casa, passate tutti sotto l'albero, mi raccomando. Concludiamo ricordando alcuni appuntamenti importanti. Ricordati il prossimo il libro è da comprare, Sì. Uscendo, sì. ci sono dei libri interessanti, soprattutto quello su Pinocchio. Che così possiamo vedere tutte le capitoletti che non abbiamo fatto questa sera si possono approfondire. Ci diamo appuntamento tutti quanti domenica questa. Alle nove e mezza in Duomo per la festa di Don Bosco. Ricordo anche che quest'anno festeggiamo anche i 60 anni di presenza qui del nostro Beppi per Piervotti. Quindi un motivo in più per esserci per far festa. E poi il 31, festa proprio di Don Bosco da calendario. E alla sera, terza puntata di Famiglia Diventa Ciò che sei. Passiamo dalla letteratura all'arte con Don Alessio Geretti che ci presenterà attraverso due mostre che lui ha curato, il tema dei maestri e dei padri. Noi concludiamo affidandoci a Maria perché ci aiuti e ci accompagni a fare ecco, della missione educativa il pane quotidiano che noi riceviamo dal Signore ma che poi trasformiamo in carità. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, è benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buonanotte e grazie ancora a tutti. E grazie al Professor Membrini.